Ciao ragazzi, allora ho deciso di provare i rossetti, quelli edizione limitata primavera 2018. Allora, questo che ho addosso, ne metto un altro po', è il numero 01 rosé. Allora, è proprio il più chiaro in assoluto. Questo. Intanto sono rossetti molto idratanti, anche qua non serve mettere il burro cacao, insomma, per chi è abituato a metterlo. Vedete, molto molto chiaro. Quasi non si vede, proprio natur. Ecco. Cerco di avvicinarmi il più possibile. Eccolo qua. Quindi, questo è davvero molto molto chiaro. Me lo tolgo con la carta igienica perché non. Cioè, anche se, vedete, mi sono tolta il rossetto, praticamente è come se avessi avuto niente addosso. Non lascia residui, quindi posso mettere gli altri. Allora, se questo era il numero 01, andiamo con 02. Eccolo qua. Anche questo molto chiaro. Andiamo a metterlo. Anche questo qua non si vede molto, quasi niente. Già più colorato rispetto all'altro. Faccio vedere. Vedete? Sono molto molto chiari, molto naturali. Anche qui lo tolgo con una semplice carta. Poi, numero 3. Iniziamo forse a colorare con questo? Che dite? Facciamo così? Ma. Ecco, questo già si vede leggermente di più. Qui inizia a colorarsi iniziano a colorarsi le labbra. Hola. Molto bello, mi piace. Perché va bene a tour, però il rossetto si deve vedere un po' tanto. Questo è il numero 3. Che dite? Andrebbero forse, come dire, fatti vedere alla luce naturale. Come ho fatto per il video di Kat Von D, ma oggi praticamente non c'è luce neanche fuori, quindi questo lo tolgo con un po' di acqua. Ho combinato un danno. Sono spatrocchiata tutta. Butto via e torniamo con un nuovo rossetto.
Poi abbiamo il numero. Oh, casca tutto. Numero 4. Questo è proprio il magenta, credo. Almeno vederlo così sembrerebbe proprio il magenta. Sempre più scuro come tonalità. Ne uso due in una volta, quindi quello sopra è il numero 4 e quello sotto è il numero 5. Molto bello il numero 5. Quindi, ripeto, quello sopra, numero 4, e il sotto è il numero 5. Quasi non si vede la differenza, però io al specchio vedo che questo è più rosso rispetto a questo, che invece è più fucsia. Spero si veda anche a video. Bene, ragazzi, il prossimo video penso che lo farò con gli smalti che sono abbinati a questi rossetti e perciò ci vediamo presto. Ciao!